Un'emergenza sociale. Così il sindaco di Penne, Mario Semproni, definisce l'annuncio del ridimensionamento degli impianti industriali della Brioni in Abruzzo tra Penne, Montebello di Bertone e Civitella Casanova. Dopo l'incontro di ieri al Ministero per lo Sviluppo Economico, il marchio d'abbigliamento maschile di fascia alta, vanto del Made in Italy, che negli anni ha vestito anche i grandi divi di Hollywood, Brad Pitt, l'ultimo testimonial, ha annunciato un percorso di razionalizzazione dei costi e di ridimensionamento dei siti produttivi abruzzesi, così come contemplato nel piano industriale 2021-2025. Dei circa 1.200 lavoratori impiegati dall'azienda sartoriale Vestina, 320 potrebbero essere a rischio esubero e dunque oggetto di un percorso di incentivi all'uscita, alla cassa Covid e al reimpiego. Una decisione che per l'azienda è frutto del calo di vendite del settore che solo nell'ultimo anno ha fatto registrare una perdita del 30% e che suggerisce una riconversione delle linee produttive puntando agli accessori per aprirsi anche a nuove fasce di mercato e dunque a nuovi clienti e nuove tipologie di consumo. E se da una parte i sindacati attendono informazioni più dettagliate che emergeranno dal tavolo tecnico convocato in Confindustria, Chieti Pescara, il sindaco di Penne, Mario Semproni, si dice profondamente preoccupato per le ripercussioni proiettate da un eventuale ridimensionamento del personale a livello sociale. La notizia dell'elevato numero di esuberi che la Brioni prevede ci è giunta come una doccia fredda. Noi ovviamente siamo contrari a questa politica industriale e in qualsiasi maniera vogliamo trovare una soluzione a questo quadro drammatico. Noi ci teniamo a precisare che la Brioni è un punto dove lavorano tantissimi dipendenti, non solo della nostra città, della città di Penne, ma anche dell'area Vestina. Quindi avere un numero di esuberi così elevato procurerebbe all'area Vestina un danno economico irreparabile. Molte famiglie verrebbero messe in ginocchio e si creerebbero proprio dei disagi sociali. Ovviamente questo discorso non può riguardare la città di Penne e la Brioni da sole, ma noi dobbiamo coinvolgere in questa vicenda soprattutto le istituzioni regionali che non possono tirarsi indietro in questo momento. E già possiamo annunciare che è previsto un incontro con l'amministratore delegato Brioni, con il quale affronteremo la vicenda che purtroppo si sta delineando.